Uomini e donne, diretta puntata di oggi, 8 gennaio, il fratello di Tina corteggia Angela. Martedì 8 gennaio 2019 va in onda il secondo appuntamento del Trono Overdue ED. Questo nuovo anno è iniziato davvero con il botto, video virgola a Uomini e donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi. Proprio ieri, 7 gennaio, è andato in onda il primo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over. Durante la puntata, abbiamo potuto vedere un chiaro riavvicinamento tra Gemma e Rocco. La coppia, infatti, ha recuperato durante le feste natalizie, video, con baci ed effusioni amorose che però non sono andate oltre, per volontà della stessa Galgani. La puntata di oggi, 8 gennaio 2019, in onda alle ore 14.45 su Canale 5, sarà dedicata proprio al secondo appuntamento del Trono Over. Ad essere protagonista, oggi, sarà proprio Angela che non risparmierà sorprese. Anticipazioni puntata di oggi, Angela ha un nuovo corteggiatore. Dopo aver fatto parlare di lei, Angela creerà nuovi scontri, specialmente con Tina Cipollari. Nel dettaglio, farà il suo ingresso in studio un nuovo corteggiatore per la dama il quale verrà subito rimandato. Immediate le critiche degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, additando la donna di essere solo calcolatrice e superficiale. In tono provocatorio, infine, entrerà il fratello della Cipollari, fingendosi corteggiatore di Angela. Il fratello di Tina Cipollari è sceso a Uomini e donne per corteggiare Angela Di Iorio. Realtà o scherzo organizzato dalla opinionista? Le anticipazioni dell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne ci dicono che andrà in onda una puntata davvero scoppiettante. Protagonista del siparietto è Tina Cipollari che ha deciso di giocare un brutto scherzo alla dama Angela Di Iorio, da sempre poco simpatica alla spumeggiante vamp. Cosa ha architettato la mitica opinionista? Tina Cipollari vs Angela Di Iorio. Tina Cipollari e Gianni Sperti non amano molto la dama Angela Di Iorio, questo lo abbiamo oramai capito da tempo. Fin dalla prima puntata del Trono Over di Uomini e donne, l'arzilla signora settantenne non si è presentata nel migliore dei modi, risultando così antipatica e facendo perdere la pazienza persino a Maria De Filippi. Angela, piuttosto che essere alla ricerca di un compagno con il quale trascorrere una serena vecchiaia, vorrebbe un uomo, in primis con tanti soldi in banca, e poi, possibilmente, anche più giovane di lei. Queste sue richieste non sono piaciute agli opinionisti del programma e, anche il pubblico a casa non ha digerito certe esternazioni. La Di Iorio, dal canto suo, sostiene che le sue richieste siano più che giuste, perché, dopo una vita di sacrifici, pretende di poter vivere dignitosamente gli ultimi anni che le restano. Detto così, non sembra essere nulla di così sconvolgente. Peccato però, che la dama, che ha deciso di mostrare ai telespettatori la sua dimora, non appaia come una persona che ha vissuto una vita di stenti. La sua casa, presentata come umile dimora, è grande 4 volte un normale appartamento. Insomma, Angela non convince per niente e sia Tina che Gianni la riempiono di critiche ad ogni puntata. Nell'ultima registrazione però, la Cipollari ha pensato di giocare uno scherzetto niente male all'arzilla dama. Lo scherzo di Tina.
Valentina Cipollari, oltre a Gemma Galgani, a un'altra rivale. Dopo la dama torinese, adesso è il turno di Angela. C'è da dire però che, se con Gemma esagera un pochino, con la di Iorio ha ragione da vendere. Proprio per questo motivo, l'opinionista di Uomini e Donne ha pensato di fare uno scherzo alla dama. Tina ha pensato di far venire in studio a corteggiarla il fratello. Quest'ultimo è un uomo più giovane di Angela ed è anche avvenente. Ovviamente, nel presentarlo, la Cipollari non ha reso pubblico il loro legame familiare, ma ha sottolineato che il signore è avvenente e più giovane di lei. La di Iorio, appresa la notizia e visto con i suoi occhi il prelibato bocconcino, sembrava aver trovato l'America e i suoi occhi hanno preso le sembianze di quelli di zio Paperone. Maria De Filippi, a questo punto, si è trovata costretta ad intervenire e a svelare la vera identità dell'uomo. In studio si è scatenato il caos, con risate generali, sia tra il pubblico che tra il parterre. Angela è una signora che non piace e, come non succedeva da anni, pare che i fan del programma abbiano tutti la stessa impressione su di lei. Arriverà mai un cavaliere per lei? Forse sì, ma non credo che riuscirà a non scappare dalla di Iorio, vista solo come una macchinetta mangia soldi.